Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video su come mettere una nuova shaders veramente straordinaria, ma veramente spettacolare su Minecraft ovviamente c'è il link in descrizione se in questo caso hai problemi con il link entra nel server discord e ti mando direttamente io il pacchetto quindi in questo caso come puoi vedere in alto a sinistra ne faccio 28/24 uh, fps però si possono sempre aumentare quindi in questo caso uh, prima vi spiego come inserire questa shaders uh, su Minecraft in alto a destra nelle schede c'è un tutorial apposta per uh, inserire l'optifine su minecraft ok quindi in questo caso se io adesso salvo e torno al, um, al menu principale qui c'è minecraft la versione 1.20.1 modificato e moddato uh, vuol dire che ho aggiunto anche l'optifine quindi aggiungendo l'optifine su grafica vai su shaders e come puoi vedere c'è il comando shaders ok senza l'optifine come puoi vedere Optifine HD i5 uh, pre9 Ultra, quindi se non c'è questo Optifine tu non puoi inserire la shaders, ok? Quindi come fare? Uh, guarda quel tutorial Uh, ti spiego proprio uh, come inserisco così l'Optifine in Minecraft e una volta ottenuta l'Optifine puoi inserire tutte le shaders che vuoi, ok? Quindi ti consiglio di guardare quella guida che sta in alto a destra nelle schede. Quindi una volta fatto clicca su shaders, vai nella cartella shaders, eccola qua. Questo è il pacchetto che troverai nel link. Quindi una volta scaricato, tu che devi fare? Scarichi questo pacchetto e lo inserisci qua dentro. Quindi... Un attimo che... Ok, vabbè, facciamo che sta qua il pacchetto. Tu prendi questo pacchetto e lo inserisci qua dentro. E una volta fatto, chiudi qua. E lo troverai proprio qua dentro, ok? Nelle shaders. E ora facciamo in modo di aumentare gli FPS su questa uh, nuova versione. Uh, facciamo così uh, giocatore singolo, ritorniamo nel nostro mondo. Eccolo qua, eh, 30 FPS, eh, 30 FPS opzioni, uh, shaders. Tu clicca sempre qua sopra. E qua in in, alla nostra destra ci sono tutte le impostazioni che ci servono per aumentare gli FPS. Quindi in questo caso se vado sulla qualità del rendering metto 0.5, faccio fatto. Come puoi vedere faccio 89-90 FPS, però Minecraft lo vedo veramente uno schifo. Non si vede bene, quindi andiamo su uh, opzioni, grafica, shaders e aumentiamo così. La qualità del rendering 0.6, 0.75, 83, 9 è 1 quindi con l'1 si vede abbastanza bene e faccio più di 60 fps. Per non parlare anche dei chunk, i chunk vanno anche abbassati. Distanza di rendering metterei 15, distanza di simulazione metterei 15 per vedere quanti fps faccio, Si 56. Ok. Quindi, in questo tutorial ti ho spiegato come aggiungere questa bellissima shaders che l'acqua è veramente fantastica. Per non parlare delle montagne, del cielo e del sole. Vi ho spiegato come aumentare un po' gli FPS. Io ho una 1660 super come scheda video e vado ancora abbastanza bene. L'acqua è veramente fantastica. Questo è ghiaccio! Oh, dio, questo è ghiaccio! Questo è ghiaccio! Vabbè fammelo rombo, vediamo un po' che esce Ah che bello Quindi se ti è stata utilissima questa guida Ti consiglio di iscriverti Lasciare un like E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao